iniziare effettivamente l'episodio di Minecraft City, volevo avvertire che ho cambiato alcune impostazioni audio. Ho cambiato anche, come potete vedere, la spugnetta che prima diciamo riempiva il microfono. Adesso sto utilizzando un pop filter. Non lo so perché prima mi sembrava che l'area veniva occupata con la spugnetta. Qui magari è più libera, è più pulita la voce quando parlo. Quindi magari nel gameplay sentirete me in lontananza, ma perché per l'appunto devo ancora capire bene i settaggi. Non ho fatto alcune prove, anche questo è stato uno sbaglio mio. Però spero che comunque l'episodio vi piaccia. Quindi buona visione. Ciao a tutti volpine e volpine, ben ritrovati qua in questo nuovissimo video. Oggi ragazzi siamo ritornati in un altro episodio di Minecraft Ita. Oggi, come avevo detto nell'altro precedente video, andremo a fare un po' di mining. Però prima di fare ciò abbiamo 60 livelli da dover sfruttare. Ho preso dei diamanti sopra. E qui ci sta il mio vecchio piccone che non vorrei tanto diciamo buttar via. Anzi vedrei di buttarlo via sinceramente. Poi lo sprecheremo in qualche modo. Perché adesso con degli stickettini andremo a creare un altro piccone dove mettere gli incantesimi. Abbiamo qui la cesta dell'altra volta. Abbiamo svariate ceste. E però in particolare ce ne sta una dove sono accumulati tutti i libri. Questa qua. Le ho anche riordinate, se vedete, non proprio. Oh mio Dio. Bene, però insomma ho fatto il possibile. Diciamo, quindi andiamo qua, scegliamo, vediamo se ci sta qualche libro che ci possa servire. Tocco di velluto per il momento non lo facciamo perché non ci serve. Ci sta questo qua con Unbreaking 3, lo so che c'ha protezione. Fortuna 2, potremmo prenderlo, carica rapida non mi interessa per il momento. Io purtroppo dall'ultimo episodio non ho più farmato altre cose, quindi non sono rimasto più FK qua per sapere come andava. Però una cosa che posso dire sinceramente è che a questo punto sì, ho sprecato le diamanti perché mi sono pentito di questa scelta. Ma vorrei anche prendere questo con Fortuna 2. So che non è Fortuna 3 ed è anche difficile da trovare. Però secondo me se rimanevo troppo FK nella farm magari riuscivo anche a trovarlo. Però ragazzi ormai ci siamo. Apriamo questa cesta, andiamo sopra. I livelli comunque sì, ne sprecheremo di più ma non ci interessa in questo momento. Andiamo qua e vediamo quanto. Due livelli, pensavo di più sinceramente. Abbiamo anche Fortuna 3. Però Fortuna 2, abbiamo almeno un piccone più riparato. E poi ci sta questo qua fiamma, che l'avevo trovato, l'ho messo da parte, volevo farlo in video, che ci viene a costare 13 livelli. Guardate qua, sono inverto ragazzi, 36 livelli. Chi è il pazzo che lo farebbe? Così abbiamo potenza 5, Unbreaking 3, impatto 2, Infinity, quindi una freccia solamente che è infinita, e fiamma. Penso che è un arco buono, cazzuto. Un'altra cosa che non vi ho detto è che qui è esploso un creeper, anzi qua. Sono salito, mi ha lasciato 3 cuori, poi ho rigenerato. Però alla fine ho capito che qui mancava una torcia e quindi gliel'ho messa. La spada è pure una cosa che mi sta preoccupando. Vediamo se ci conviene ripararla oppure ne facciamo un'altra. Se è l'equivalente, no, conviene farne un'altra assolutamente. Quindi andiamo al piano inferiore. Vorrei fare meno tagli possibili perché vedo che i let's play così sono più belli, più godibili. Questo lo possiamo. Prendiamo due di questi. Ne ho presi due dei diamanti che sono stupido. No, giusto. Oh mio Dio, ma ne servono due. Niente, ragazzi, quando registro mi dimentico le cose. E che ci vogliono fare, amen. Quindi abbiamo detto Unbreaking 3 che ce lo vogliamo assolutamente. Allora, prendiamo questo qua con aspetto di fuoco 2 che glielo mettiamo pure. Poi c'è questo qua bello. Affilatezza 3 e lama sferzante 3. Questo è bello perché lo unisco con quest'altro affilatezza 3. Speriamo che i livelli mi bastano. Dovremmo, però ogni volta che tu inizi a costruire la spada, diciamo che diventa sempre più complicato fare il tutto. Ok ragazzi, io vi direi che sono stato anche più fortunato nelle altre mie serie. Però sinceramente con questo qua potremmo creare un buon contenuto. Magari se andiamo a prendere del carbone. Cioè il motivo per cui non ho messo torce là è perché non ne avevo di carbone. Cioè non vado a fare mining da tanto tempo perché ho dovuto fare per l'appunto altre farm, altre cose. Però se andiamo qua, mettiamo questo. Allora vediamo un attimo. Dobbiamo fare affilatezza 3, abbiamo detto, giusto? Allora, vediamo con questo qua dove viene a costare prima. 9 livelli. E mettiamo. Poi mettiamo questo. Abbiamo affilatezza 4, lama sferzante 3. Poi andiamo a mettere questo qua che è aspetto di fuoco. E Unbreaking 3 altri 10 livelli. E abbiamo una buonissima spada. Meglio di prima sicuramente. Però adesso, minchia, gli metterò pure il nome. No, non posso rinomerarla perché mi verrebbe a costare 16 livelli. Io per il momento non li ho. Da 60 livelli a 9 livelli sono passato. Va bene, lasciamola così, non ci interessa. Anche questo qua se lo rinomino 4 livelli. Quindi lo chiamerò Piccozza. Anzi no, Pikachu. Come nell'altro mio mondo.
Allora, una cosa che mi dispiace è non aver trovato affilatezza 5 e efficienza 5. Cioè, vedete, ci manco altri due libri con efficienza 4 e affilatezza 5, affilatezza 4 per poter raggiungere il livello proprio massimo di potenza di quello che possiamo dare. Adesso, da queste parti ho visto che ci stanno delle caverne non esplorate. Però, prima di andare, lo so che ogni volta spreca tanto tempo, potremmo anche provare la spada, sinceramente. Ah, devo prendere lo scudo, ecco, mi sono ricordato, adesso non si scherza più, sinceramente. Mi manca solamente l'armatura. Dobbiamo trovare almeno 24 diamanti e poterci fare l'armatura completa. Quindi prendiamo 16 pezzi di legno, così dopo magari li potremo dividere e fare altre torce con il carbone che troveremo. L'ultima notizia, non trovo lo scudo. Boh, non lo so perché non riesco a trovarlo, non so io dove l'abbia messo. Io sinceramente ne avevo fatti altri due, però uno l'ho buttato mentre eravamo in viaggio e l'altro non mi ricordo dove l'ho messo. Direi che possiamo equipaggiarci questo perché vedete che la durabilità scende tantissimo. Abbiamo un sacco di colorante. Questa farm quando è spenta, diciamo che è un bene per le vostre orecchie, così non rompono ulteriormente i cambasisi. Qui vedete avevo messo le torce all'inizio. Però dopo non ho fatto più progresso. Io dovrei passare, sinceramente. Se può passare, grazie mille. Se magari ti togli. Ecco qua. Ha fatto rumore, quindi dovrebbe essere un buon segno, da quel che so. Quando fa rumore vuol dire: ehi, stai per trovare una grotta. Cazzo. Ehi, non hai trovato un cazzo? È la Madonna, raga. E che? Più sfortunato di così. Era solamente una risorsa di lava. Mi dispiace averla chiusa, però non è l'unica che si può trovare. Ne troveremo altre sicuramente. Enderman. Ci sta un Enderman qua sotto. E nessuno mi ha detto nulla. È tipo qua all'inizio. Eccolo qua all'inizio. Va bene, signor Enderman. Io non le voglio fare nulla perché io mi sono sempre spaventato di lei. Però, se dovesse rompermi The Campa Sign, come le chiamo io, diciamo che dovrei anche ripensarci sulla mia scelta. Ok, un po' di ferro. Che già mi mancava trovarlo. Un piccone che scava finalmente velocemente. Qui ci sta uno zombie, direi anche di fare un mini ponticello. Sento anche scheletri. Mannaggia, io ho paura degli scheletri. Vediamo cosa riusciamo a trovare. Qui carbone, l'ho visto. Oh mio Dio, quanto carbone. Voglio vedere fin dove continua, se si conclude. Ecco qua. Comunque, vorrei parlarvi di qualche cosa in questo episodio. Vorrei dirvi ad esempio che ieri sera ho visto un film su Netflix. Una storia vera, tratto da una storia vera. Che sarebbe quello con Chris Evans, che sarebbe l'attore che ha interpretato Captain America, se non erro, negli Avengers. Bravissimo attore, non è uno di quegli attori secondo me che sa fare solamente un ruolo, anche come Avengers dopo tutto è ripreso più delle volte in green screen, non è nulla di reale, attaccano con i fili e cancellano tutte le cose, insomma in post produzione. Questo qua è un film vero dove ci sono effetti speciali, tutto naturale. Però quello che intendo dire io è che la sua interpretazione è stata veramente buona, se ci pensate. Il film è Red Sea Diving, che sarebbe questo hotel. Adesso non vorrei fare spoiler. Però la storia tratta del trasferimento di alcune persone dell'Africa, dell'Etiopia, nella Gerusalemme, in Israele. Portarli là per non farle più, insomma, far assalire dalle guardie, da renderli schiavi, di ammazzare, da giustiziarli. Insomma, salvare da questa cosa qua. E il film è bello, il film ti porta fino alla fine, non ci sono momenti in cui, diciamo, ti addormenti, ti cala un po' la cosa. C'è sempre quella suspense, c'è anche un po' di ironia, devo dire, è la verità. Che insomma si attacca molto bene con il tutto. Veramente una bella ironia. Ci sono delle battute fatte bene, non troppo forzate. Sono, si possono anche definire naturali, se vogliamo dirla tutta. E nulla, leggendo la valutazione su IMDb, è un sito che uso io per vedere se vale la pena guardare un film o meno. Anche cominciamo a morire subito. Da 0 a 10 puoi dare. Il film più valutato nella storia è tipo Ali della Libertà, se non sbaglio. È come serie TV e Breaking Bad. Però, se non sbaglio, c'è stato il secondo posto Breaking Bad perché al primo adesso c'è Chernobyl, se non erro. Che la serie nuova, quella di 5 episodi, targata Sky Atlantic, se non lo sapevate. Una serie bellissima, vi consiglio di vederla. Comunque, al di là di ciò, questo film che mi sono visto per l'appunto era valutato 6,4. Ed è uno score, diciamo, medio, perché la valutazione è media. Poi, se voi andate a leggere ogni singola recensione, proprio vero e effettivo, è voto che ogni persona dà. Va bene? Quindi, magari non dovete fidarvi di quello che vedete, perché i film che veramente hanno un qualcosa in più sono quelli dai 6,5 ai 7 come valutazione.
Infatti io ero un po' perplesso, un po' spaventato che quel film mi deludesse per l'appunto. Ma non è stato così. Non è stato così. E vi assicuro che se mia nonna non si addormenta la sera, vuol dire che un motivo ci sarà. Perché se una cosa piace, vi assicuro che è così. Comunque vorrei andare qua. Oh, c'è un po' di ferro. E comunque il film si svolgeva bene, la giusta ironia c'era, nulla di troppo forzato, ma nulla mi è piaciuto, e questo è quello che vi volevo dire. Comunque, qui ci sentono alcuni pipistrelli, qui dovremmo incontrare tra poco... Eccoci qua, oh mio Dio. Si incontrava veramente con questa parte. E ci sono anche varie caverne, tipo ci sta quello là che lo vedo abbastanza incazzato. Ok, c'è morto. E nulla, in questi giorni ho visto anche un altro film che si chiamava Noi, Us. Era tipo un film, ragazzi, stranissimo. Non avevo visto un film girato in questo modo, perché era strano come montaggio, come girato. L'artista non era neanche tanto conosciuto. Però alle volte questi registi che non sono conosciuti si rivelano più bravi rispetto magari ad altri registi. E più delle volte è così. Qui abbiamo... altro ferro, buono. A che livello siamo? Siamo a livello... Ah! Mio Dio, raga, io metto paura questi creeper. Cioè che non c'è nessuno che mi accompagnano loro. Perché devo usare 7 camicie ogni volta che li vedo? Mannaggia. Ok, dobbiamo andare in profondità se vogliamo i nostri diamantini. Questo è il nostro target. Il nostro obiettivo di oggi. Magari nei prossimi video vi potrei parlare anche di altre cose. Ci saranno anche altre farm su Minecraft che voglio fare. Non sono quelle le uniche farm che avete visto ultimamente. Le uniche che voglio fare. Ce ne stanno tantissime. Per alcune per farle richiedono, diciamo, di trovare la struttura in sé. E non è magari tanto facile. Ad esempio, io vi devo dire una cosa perché voglio essere onesto. L'altra volta quando ho trovato la giungla ho usato un sito che era, come si chiamava, quello del Biome Finder per l'appunto. Lo stesso che ho usato per fare nei primi episodi la farm di slime. Se non l'ho voluto dire perché magari era brutto dirlo in quel video, volevo farlo in futuro e per l'appunto adesso ve lo sto dicendo. Però comunque prima mi ero scritto delle coordinate più vicine a casa nostra, però in quel momento volevo fare la persona onesta e per quel motivo non ho, diciamo, seguito le coordinate scritte. Cos'è quello? Quello là un po' d'oro. Ma ho deciso di fare di testa mia. Comunque mettiamo un po' di torce che non si sa mai, vediamo se qua finisce bene. Cioè nel senso, quando finisce dipende in che situazione sei, è un bene o un male. Non so. Dunque fortuna 2. Già siamo a 4 stack quasi di carbone. Vorrei aver avuto un altro piccone solamente con efficienza and breaking e non sprecare il fortuna. Siamo ancora agli inizi, il zigzag ce l'abbiamo. Altri piccone and breaking ce l'abbiamo perché li ho visti. Siamo a livello 22. Ah, qui c'è del ferro, non l'avevo visto. Ok. Quindi dobbiamo scendere altri 10 blocchi all'incirca per poter, diciamo, trovare qualcosa di concreto. Io spero che questa caverna si colleghi magari con una cava più interessante, ci faccia trovare cose più belle, non lo so. Eccoci qua. Ok. Dovremmo fare così qua. Qui c'è una salita, lì c'è un po' di ferro. Sinceramente sì, questo qua poteva diventare il nostro, la nostra risorsa di lava. Però... cavolo, se ne frega, vorrei di... ma rispegnila fino a quella parte. E poi fai quel che vuoi. Che lì vedo altra illuminazione. Ci stanno altri tizi. Ecco. Oh Gesù. Oh mio Dio. Guarda che sto zitto. Ma era tanto quel ragazzo che non gioca a Minecraft. Ah! Ah! Però... cazzo, ne arrivano altri. Oh mio Dio. Ma dove sta lo spawner? Cavoli, ritirata un attimo. Ragazzi, mi sa che ci sta uno spawner. La madonna. So che quando colpisco uno c'è una possibilità remota che ne spawnano altri 6. Ma non pensavo così tanti. Tutti da lì siete venuti. Che cazzo vi ha infittati? Cavoli, raga. Adesso saliamo un moment. Giusto per vedere. E ci sta uno spawner di... qualche tipo. Dai, non vorrei essere preso in giro. Perché c'è uno spawner. Organizzo subito un 9x9. E diciamo cambia tutta la situazione. Ehi! Qui si va pure. Oh mio Dio. Sono tante strade da poter percorrere.
Però vorrei solamente diamantini, signor scheletro. So che lei è lì che mi aspetta. Non ci sta. Non ci sta nessuno. Un par di coglione. Cavoli. Muori, muori. Meno male che, raga, c'è lo scudo. Lo scudo si può incantare? Sai che non mi ricordo. E si può incantare? Penso di no. Quindi, raga, quando sono zitto mi dovreste anche perdonare. Però è un momento di concentration. Ed è molto importante per me essere concentrato, perché altrimenti, se non sono concentrato e parlo, cioè muoio e finisce la serie. Amen. GGVP. Raga, io aumenterei anche l'audio, perché lo metterei anche un 44. Già che mi metto paura da solo, poi se mi... cioè, aumento l'audio. E anche peggio. Comunque sì, mi sono caduti qua prima i mob. Andiamo qui da questa parte. Siamo adesso a livello 19. Dovrebbe essere perfettamente a livello 12 diamanti. Oh mio Dio, questo è quello che cercavo io. Questa qua, ragazzi, è la cava di cui vi parlavo. Cazzarola. Magari questo qua verrà un episodio XL. Però sinceramente non mi dispiace, perché non ci metto tanto a renderizzare questi tipi di video. Magari signor... signor zombie, se lei si decidesse a mostrarsi, mostrare la faccia, sarebbe tutto anche più facile. Non pensa? Qui ci sta altro carbone che prendo molto volentieri. Addirittura, oh mio Dio, che vene grandi. Ne ho incontrate di più grande, se devo essere sincero. Però questa qua è veramente bella. Mamma mia, quando si espande. E Minecraft, secondo me, è un gioco che andrà sempre di moda. Anche se adesso sta dominando tanto FN, Fortnite. Però... sinceramente dovrò finire. Tutti i giochi finiscono. Ok, prima di continuare stavo dicendo, diamo altro ferro qua. Non ho ancora trovato i miei diamanti, signor Minecraft. Quindi per favore si decida anche a darmi qualcosa di succulento. Sento altra lava qui da questa parte. Qui c'è altro carbone, molto utile per cuocere. So che si possono utilizzare anche altri materiali. Ad esempio alla farm che ho fatto nell'altro episodio utilizzavo il bambù per fare quella farm, per renderla per l'appunto automatica. Faceva crescere il bambù, lo inseriva nella fornace e poi cuoceva il cactus e tutto era molto più bello. Peccato che quella farm, io ho sbagliato anche a dirlo nel video, però ragazzi non è che non funziona nella 1.14. Quella farm è per la 1.14 ma la versione 1.3. E il momento in cui io ho fatto il video hanno aggiornato la versione alla 1.14. Ho scaricato subito l'Optifine perché era disponibile. Perché lì ho detto, se l'Optifine è disponibile allora passa alla 1.14. Se non è disponibile, cioè, chi se ne frega. Alla fin fine. Comunque sì, è infinito. Che dite se parliamo di quel famoso, quello che vi dicevo prima? Facciamo queste qua. Purtroppo ogni volta viene anche un po' difficile. Ecco qua. Facciamo un po' di queste cose. Magari buttiamo quello che non ci interessa qui. Da questa parte, ad esempio, questi blocchi stupidi, marci. So magari che i sottotitoli per l'appunto dovrebbero aiutarmi in questo mio percorso, in quello che faccio, ma non li guardo mai. E questo secondo me è anche uno sbaglio enorme. Oh mio Dio, quanto ferro che stiamo trovando. Mamma mia. Sinceramente sono anche contento di registrare questo episodio, perché non è come gli altri, che intendo come gli altri. Gli altri episodi richiedono più tempo, perché per l'appunto quando si fanno le farm io magari non sono bravo di memoria a tenere in conto, diciamo, dove vanno perfettamente le cose messe. Quindi che succede? Che devo stoppare la registrazione e poter passare da una finestra all'altra. Quando cambio finestra, che faccio alt tab, cioè si stoppa automaticamente la registrazione. Non uso OBS come altre persone per, diciamo, registrare, perché non ho ancora trovato i giusti settaggi. So che è un purissimo programma, però per di cambio dà la giusta qualità, il giusto equilibrio. Sinceramente se non mi dà problemi non vedo perché... non vedo perché non usarlo. Ho sempre usato questo, l'ho pure pagato il programma, quindi... oh, cavolo. Cavolo, l'ho shottato male. E non è neanche carico, se non erro. Prendi questo ferro, so che ne ho lasciato altro dietro. Il pipistrello se la ride nel mentre. Diamo questo, c'è altro ferro. Dammi il ferro che mi serve. Dai. Ma quanto siamo? Uno stack e 25. Pensavo di più. Non registravo, era di più. Comunque sì, l'altra volta il piccone questo qua l'ho, diciamo, sprecato facendo la farm di slime per poter fare i piani, i layer. Avete presente? Per poter far spawnare più slime. Ma adesso ovviamente l'abbiamo riparato e questo è buono, in poche parole. C'è tanto ferro, c'è tanto carbone. Non scavatevi mai sotto i piedi, se ci morite male so cazzi. Quanto carbone che stiamo trovando. E io me la canto perché vi ricordo che è molto bello cantare.
anche se ristonati, le persone vi diranno: per favore, le mie orecchie stanno per morire. Ma voi non ci credete, perché siete voi che scegliete cosa fare nella vostra vita. Cioè, sono parole famose queste, parole belle e forti. Però di solito funzionano. Qui si sale, no, si chiude da questa parte. Magari in questi vicoli ciechi, come si chiamano solitamente, si nasconde qualcosa. Però, onde evitare brutte figure, noi proseguiamo per la nostra strada. E sta ferro, magari a trovare tanti stacchi dei diamanti. E vabbè, chiudiamo allora, visto che non si può andare dall'altra parte. Ragazzi, sento degli zombie qui sopra, ma non capisco dove sono. Cioè, nel senso, o sono sopra o sono sotto. Purtroppo non c'ho il 5.1. Cioè, nel senso, ce l'ho, ma non so se su Minecraft funziona. Boh, ragazzi, non lo so. Torniamo indietro. Questo sistema di caverne è finito, quindi direi anche di ritornare qua. Oh mio Dio, ragazzi, qua è pericolosissimo. E qua cadono dalle fottute pirates. E siamo a livello 13. Qua ci potrebbe essere. E la madonna. E non ti stare arrabbiato. E la poi. Devi stare calmo. Capito? Gioco di Minecraft. Allora, sto rischiando un poco, perché se qua cade uno scheletro e mi spinge nella lava, io sono morto. Almeno che non uso il secchio. Però ci vuole anche velocità, skill, riflessi e anche altre cose. Eventualmente. Qui altra caverna, attenzione. E secondo me non è l'unica. Oh mio Dio. Questa qua continua un po'. Eh sì. Quindi prendiamo ferro. Tanto stiamo giocando, giochiamo. Lo spazio mi manca dell'hard disk per registrare. No, non mi manca. Oh, e chiudi. Ah, signor Creeper. Ma da quanto tempo non la vedevo? Da prima di iniziare l'episodio. Bastardo. Ma non ti vergogni? Io ti vorrei uccidere però. Perché se stai là. Azzarola. Lo senti il potenza 5? Sì, il potenza 5. Mo ce senti, eh? Ebbene sì. Andiamo qui. Signor Creeper, meno male che lei non mi ha visto. Ma meno male veramente che non mi ha visto. Oh mio Dio. Lì c'è un lago infinito di lava. Oh mio Dio. Ci sono un sacco di cose qua sotto. C'è lo spazio pieno? C'è lo spazio pieno. Allora, facciamo una cosa. Non devi dare tutto, non devi dare altri problemi. Direi di fare una crafting table. La mettiamo qua, tanto la riprendiamo subito. Di creare dei blocchi di carbone. Tutti quelli che possiamo fare. Guardate quanti slot abbiamo risparmiato, un sacco. Prendiamo di nuovo l'accetta e prendiamo di nuovo la crafting table. Ecco qua, un altro po' di oro. L'oro sì, anche un'altra delle prossime farm. Però lontane, lontane, lontane. Magari, che ne so, al 20° episodio, 25°, 40°, 80°. C'è uno zombie qua. Azzarola. Amore, c'è un po', va, fanculo. Proseguiamo qui da questa parte. Signor Pipistrello, io non la voglio uccidere. Però lei, cioè, così mi costringe alla fine. Allora, io sono venuto qua per dei diamantini. Però sono a livello 11, non vedo un cavolo. Cioè, non vedo quello che mi serve. Redstone, ci fa i circuiti. Però io non ci capisco un cavolo dei circuiti. Lì c'è un signor Creeper che se ne sarà andato in vacanza. Però non ha capito che sono il proprietario del mondo. Quindi deve chiedere a me prima di andarsene. Signor Creeper, ma se lei prima... Ecco, a posto, se andasse a Spangulen. Oh mio Dio. Ma che sistema di grotto ho trovato. Però, io dico una cosa, no? Va bene il sistema. Però un diamantino piccolo. Ma piccolino. Offrite i miei 6 diamantucci a casa, per favore. Dovrebbero fare, secondo me, la crafting table. Quella, tipo, fai il tasto destro. Quella che ci sta nelle mod. Crafting con una stick, si chiama. Quanto carbone, Marilyn. E il carbone per zio Volpino. Dai, è qua, se famo il panino. Però, raga, io non so fin dove porta. Controllo da nuovo gestire cosa. Ah, abbiamo preso i funghi. Ah, queste qua sono buone. Già ho visto un design su YouTube. Possibilmente ci facciamo anche una farm. So che devono stare al buio per poter crescere. La madonna, che è successo? Sta laggando. Perché? Non ho capito. Ah, e volevi sfuggire, signor Carbone. Ma lei non sfuggirà oggi. Oggi è il giorno del giudizio. Tutte cose da me. Signor Creeperuccio, se c'è muore, fa prima. Piazziamo di nuovo la nostra crafting table. Mettiamo altri blocchi di questi. Facciamo anche blocchi di redstone. E buttiamo le cose inutili. Questo, 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 questo. Tipo un creeper che mi viene da dietro. Non è... Ah! Ecco, lo sapevo! Perché il gioco è bastardo, ricordatevelo. Ragazzi, non dovete mai fidarvi. Ok, da questa parte ci sta un altro po' di ferro. Qui altri lapislazzoli che prendo molto, molto volentieri.
Ah, che c'è la combriccola. Ma va, fangole, morite. Signor Creeper, non le voglio fare nulla, però le avverto che potrebbe finire male. Ecco, infatti, le c'è morto, io sono vivo. Allora, signor Minecraft, forse non ci siamo capiti. Un diamantino per me, uguale alla felicità. Comunque, ragazzi, da 5 livelli a 23 livelli sono raccogliendo the carbons. Oh, se sale. Oh, dove ci porterà questa strada? Ah! Ci stanno altri creeper. Per favore, sono una persona onesta. Mi vuoi dare un diamantino? Oh, ma siamo a livello 10 un'altra volta. Tra poco incontro la bedrock. Ma dai, oh. Ma non perdiamoci in giro. Sto qua da quasi one hour of recording. C'è un'ora di registrazione. E ancora non mi sta dando nulla. Solamente ferro. Non mi sto lamentando. È buono il ferro, buonissimo. Posso fare tante cose belle. Magari aumento anche la portata delle ceste che abbiamo sotto la farm di pesca. Allora, ragazzi, ho un'idea. Io direi di fare una cosa. Siamo a livello 11. E va bene, fin qua ci siamo. Se ne facciamo una cosa di questo tipo, quindi prendiamo una crafting table, facciamo tipo qua se non erro, facciamo una botola e la mettiamo qua. Mi metto così e faccio così. Io divento piccolino. Quindi se premo 3 e tolgo questa, a rigor di logica, ripeto a rigor di logica, potrebbe essere rischioso, potrei morirci in qualsiasi momento. Quindi questa non è una cosa che dovete fare a casa, specialmente a questi livelli. Ovviamente i diamanti si trovano in questi livelli qua, quindi dovete farlo, però... rumori inquietanti, quindi ci saranno qualcosa da fare. Addirittura qui con questo metodo, con questo glitch, non siamo costretti a piazzare le torce. Quindi ragazzi, faccio luce, metto le torce in questa mano secondaria. E Minecraft, se mi dai un diamantino, io sono tanto felice. Oh, e mi dai un diamantino? Come? Non ho capito. È ferro, io trovo il ferro a livello 12, dovete trovare 400 diamanti. E trovo solamente... ferro! Questo è un metodo che consiglio a tutti, perché così risparmiate anche durabilità sul piccone. Non dovete piazzare torce perché non può spawnare nessun mob, in poche parole. Ah, azzobe! Ho trovato diamantini mentre che sto nuotando. Ma non è vero, perché in realtà non sto nuotando, ma è un bug. Ok, posso. Io, prima di scavarli, farei un cerchio attorno. Ah, mi sa che so. La fine che piace a me, quella di 8, raga. Continuano sotto. Non è vero. Ah, sì, invece. 2, 4, 6. Sono 6. Quindi, scaviamo. 1, 2, 3, 4, 6. Vediamo quanti ne ho presi. Ora della verità, 12. Il doppio. Vi direi che sono diamanti. Sono tanti. Non si butta. Oh mio Dio. Non ci voglio credere. Cazzo. Ho trovato... un sistema di grotte, One Nation PlayStation, quello che dico io. E vi direi di scendere immediatamente, perché qui si possono trovare anche le ceste. L'episodio sta durando un'eternità. Però questo qua, ragazzi, sarà l'episodio della vita. Perché voi non so se capite i diamanti che sto trovando. Ah! Sentivo un... nell'aria. Ed era The Diamantation. Vediamo quanti sono. Sento anche un po' di lava. Ah, ecco questo qua. Aspetta, ecco questo, non c'è sta più. Allora, raga, c'è anche un po' di ferro. Quindi a questa parte. Qui c'è una corrente d'acqua enorme. Sento lava qua, acqua qua. Oh mio Dio. Allora, vediamo quanti sono. Oh! Hai capito? Quindi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora, dovremmo stare a 24. O se ci ha detto più fortuna, anche di più. 23. E sapete perché? Perché io sono abituato ad avere sempre il massimo dal mio piccone. Quindi pensavo di avere fortuna 3. Ma in realtà abbiamo fortuna 2. Quindi ecco perché non è mai di più. È sempre poco. Comunque, ragazzi, voglio assolutamente trovare dove continua questa caverna. Eccoli. E vedi dov'era? Va, vangule, fatevi un po' cavoli vostri ogni tanto. Che non fanno mai male. Amaro. E che è successo? Sono un po' impanicato, aspettate. Qui c'è un po' di ferro, prendelo, prendo. Ah, sta pure laggando un pochino. Quel cazzo fa laggare in single player alle volte mi domando. Eh sì, ragazzi, mi sa che più fortunati di così non si può essere. Al di là di tutto quello che ci aspetta, qui sopra c'è la morte assolutamente. Allora raga, questo qua è un canyon enorme. Io direi che questo episodio si può concludere qua, perché è veramente vasto. Vasto come territorio e tutto quel che c'è. Cioè, nel senso, dobbiamo esplorare tantissimo per poter fare tutto ciò. Cioè, dovrebbero servire altri 2 episodi, mi sa. Comunque, vi dico che per questo video è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, pollice in su, commentate. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Attivate la campanellina per non perdervi nessun altro video. Ciao a tutti, volpine e volpine. Bella.